Seconda edizione di ORTG, bentrovati a voi tutti. Apriamo il nostro giornale con la politica perché oggi il Partito Democratico Siciliano ha incoronato il suo nuovo segretario. Si tratta di Anthony Barbagallo, deputato regionale, già assessore al turismo della regione siciliana, eletto per acclamazione in presenza del segretario nazionale del PD Zingaretti. Con la proclamazione di Anthony Barbagallo a segretario regionale del PD nell'Ecclesiasterion delle Terme Archeologiche di Morgantina ad Aidone ha avuto inizio l'assemblea regionale del partito. Alla presenza del segretario nazionale Nicola Zingaretti e del ministro per il Sud Peppe Provenzano si è svolto l'ultimo atto del congresso siciliano dei Dem che ha portato all'investitura per acclamazione dell'ex assessore regionale al turismo. Il PD è unito, ha esordito Barbagallo nella sua relazione di insediamento pronunciata in un luogo, ha poi sottolineato che si è conservato come pochi al mondo, ma che oggi è il simbolo di una Sicilia che non riesce a ripartire. Chiaro riferimento questo al governo Musumeci, a cui il neosegretario non le ha mandate a dire, e alle azioni politiche dell'esecutivo. A tenere banco nell'assise del PD, che si concluderà domani, presenti deputati, sindaci e amministratori locali, i prossimi appuntamenti elettorali su tutte le amministrative del prossimo autunno e le possibili alleanze sul modello nazionale. Ogni regione decide rispetto al territorio. Io dico sempre la stessa cosa, delle forze politiche che stanno governando insieme l'Italia, vogliono governare per tutta la legislatura, puntano a essere il punto di riferimento più importante per l'elezione del Presidente della Repubblica, hanno il dovere etico e morale innanzitutto almeno di provarci sui contenuti e sul modello di sviluppo. Sarebbe ben strano che si partisse al contrario dicendo no, non dobbiamo neanche provarci. Quindi io penso che rispettando le autonomie regionali in ogni luogo dovrà aprirsi un confronto sul territorio, su quello che serve al territorio, e il PD sarà la forza più unita e più unitaria che rimette al centro i bisogni delle persone. Basta egoismi, pensiamo al paese. Oggi il Partito Democratico a Morgantina si presenta unito, ci presentiamo con le carte in regola per essere baricentro della coalizione di centrosinistra. Ancora è presto per parlarne, da domani ci occuperemo anche delle alleanze nel ministero. Nelle due giorni del PD fitto il programma con una serie di incontri, tavoli tematici e dibattiti che si svolgeranno in piazze e siti del centro storico di Aidone. Tra questi, nel piazzale della biblioteca comunale, un confronto su sanità ed emergenza Covid con testimonianze dirette di operatori del settore, mentre domani si discuterà di ambiente, parchi naturalistici, fiscalità di vantaggio e diritto allo studio. Le conclusioni saranno affidate al segretario regionale Barbagallo. La Sicilia che riparte dai piccoli borghi, per questo abbiamo scelto anche Aidone, e che parte dai temi che ci stanno tanto a cuore, da un ciclo dei rifiuti che bisogna riattivare nel miglior modo possibile, da un'acqua pubblica con costi sempre più giusti e con un ambiente e la tutela della ambiente al centro della nostra agenda politica. Rimaniamo in ambito regionale. Appena ritirato il materiale informativo per la mozione di sfiducia al presidente Musumeci, così il deputato all'ARS del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paolo presenta il manifesto per la campagna di sfiducia del presidente della regione, che in calce reca la dicitura 5 Stelle Sicilia, che ritrae il volto in bianco e nero del presidente circondato da una grafica in rosso porpora che richiamerebbe alle caratteristiche del sangue grondante. Il manifesto ha creato una ridda di polemiche. Su Facebook lo stesso presidente della regione ha commentato con un laconico: ogni commento sarebbe superfluo. Non è questo il modo in cui siamo abituati a fare lotta politica, ha detto il presidente dell'ARS Gianfranco Micciche. La replica di Di Paola, l'immagine forte, quasi horror, rappresenta la rabbia dei siciliani e l'incubo che il governo Musumeci gli fa venire quotidianamente. Musumeci, che adora adesso fare la vittima, sa benissimo che il volantino non contiene né sangue né alcuna forma di violenza, lancia sui social una campagna di vittimismo e miscatena contro una tale violenza verbale che il manifesto in confronto sembra essere un messaggio dei baci Perugina, sono estranei a qualsiasi forma di odio e mi dispiace se ho urtato la sensibilità di qualcuno, così il deputato Di Paola del Movimento 5 Stelle. Cambiamo adesso pagina, parliamo di una bomba d'acqua e una tromba d'aria che si sono abbattute nel pomeriggio di oggi nella zona catanese, principalmente nella zona catanese compresa tra Scordia e Ramacca.
Il maltempo continua ad imperversare al sud e in Sicilia. Una bomba d'acqua tra Aramacca e Scordia nel pomeriggio ha provocato allagamenti, mentre una tromba d'aria ha scoperchiato alcuni tetti, tra cui quelli di una casa di riposo di Aramacca in via Erica, dove non si registrano feriti. Tutti gli anziani sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco e dal personale della struttura. Le immagini parlano di fiumi d'acqua e pedoni recuperati dalle auto e trasportati in luogo sicuro sul tettuccio degli autoveicoli. Un anziano è stato tratto in salvo dalla squadra dei vigili del fuoco e dal nucleo sommozzatori dei vigili nel centro di Scordia dopo essere rimasto bloccato con l'acqua che gli aveva invaso l'abitacolo della macchina. Atteso l'arrivo dei soccorsi, salendo sul tetto della stessa macchina, sul posto anche il personale del 118, sempre a Scordia, un'altra persona è stata salvata dai vigili del fuoco, intrappolata dall'acqua nell'abitacolo della sua auto. Aramacca, in contrada Torricella, nei pressi del ristorante La Collina d'Oro, alberi sradicati che smottano di terreno. In zona hanno operato due squadre dei vigili del fuoco. L'aggiornamento coronavirus, altri 4 positivi in Sicilia, 3 di questi a Ganziri nel Messinese, sono ricoverati in ortopedia all'ospedale di Ganziri, 5 persone in più ricoverate in ospedale, il totale ora di 14. Sono questi dati resi noti dalla Protezione Civile Nazionale. In isolamento domiciliare nella nostra regione ci sono 148 persone, i casi di Covid sono dunque attualmente 162 in totale, sono 2695 guariti, 283 morti, nessuno segnalato nelle ultime 24 ore. Tamponi sono stati poco meno di 2000, quelli effettuati nelle scorse ore appunto in Sicilia. E parliamo del cartellone estivo presentato oggi al Comune di Catania, un cartellone ricco, ovviamente bisognerà fare i conti con il Covid-19, vediamo. Un'estate di grandi eventi caratterizzata da un calendario di eccezione, presentata stamattina Catania Summer Fest 2020, con 80 giorni di programmazione di spettacoli di vario genere, sino alla prossima 4 ottobre. 4 le location d'eccezione prescelte: Palazzo della Cultura, Villa Bellini, Castello Ursino e l'Anfiteatro delle Ciminiere. Previsti anche corti d'autore e spazi pubblici della città specificatamente valorizzati. Sono 150 gli eventi programmati di teatro, musica, pop e sinfonica, con intrattenimento e presentazioni letterarie. Uno sforzo organizzativo di grandi proporzioni, quello messo in campo dall'amministrazione comunale per garantire a catanesi e turisti di vivere una città che riparte in grande stile dopo il lockdown. 150 eventi in 80 giorni di programmazione fino al 4 ottobre, musica, teatro, letteratura, cabaret, musica pop, musica classica, ci sono tutti gli elementi per determinare flussi turistici aggiuntivi, per far passare qualche piacevole ora in compagnia del teatro e della musica ai nostri concittadini, tantissimi siciliani che certamente andranno a riempire splendide location della nostra città. Penso alla Villa Bellini, penso al Castello Ursino, al Palazzo della Cultura, all'Anfiteatro delle Ciminiere, tutto con l'introito, la tassa di soggiorno, senza quindi andare a gravare sulle tasche dei nostri concittadini, dando un segnale importante al mondo della cultura e dell'arte che è stato fortemente penalizzato e dando altresì un segnale importante al mondo del turismo, delle attività ricettive, della ristorazione che è stato altresì molto penalizzato. Un lavoro enorme grazie alla tenacia e alla capabilità di Barbara Mirabella, il suo direttore Paolo Di Caro e tutto lo staff dell'assessorato alla cultura. Sono molto felice di questo. Catania si afferma a livello regionale, permettete di dire anche a livello nazionale, come fra le primissime città in Italia che è ripartita. Un programma mirato anche a rilanciare il mondo del teatro, della musica e dello spettacolo, della cultura in generale, come segnale di speranza dopo le tante cancellazioni determinate dalla pandemia. Un periodo difficilissimo per la cultura, per lo spettacolo, che non si è ancora completato. I teatri ancora hanno limiti enormi di contenimento, ma la città non poteva riaprirsi per il bisogno dei cittadini, dei turisti, ma soprattutto dei professionisti dello spettacolo, di ritornare sul palcoscenico, di riaccendere quel pathos unico che solo la rappresentazione dal vivo può dare. 150 eventi e non solo, perché sono in continua crescita grazie al bando del Comune di Catania, 80 giorni di programmazione fino al 4 ottobre, dalla lettura, la letteratura, alla musica, pop, classica, rap, tutti i generi di musica, molta rappresentazione scena. Abbiamo inaugurato con il Teatro Stabile ieri sera, continueremo con moltissime compagnie che riporteranno davvero l'arte del racconto sul palcoscenico in 4 location
davvero prestigiose. La Corte di Mariella Lo Giudice a Palazzo della Cultura, il Castello Ursino, la Villa Bellini in collaborazione con la Città Metropolitana, anche l'Anfiteatro delle Ciminiere, ma anche corti, vie, e in corso ancora in Via Gulli una magnifica coorganizzazione del Comune con un'iniziativa che si chiama La Forza del Teatro. Tanti eventi, tanti personaggi, penso a Massimo Ranieri, penso a La Ruggero, penso a Elodie, penso a tanti tanti artisti che faranno grande quest'estate. Grande estate, piccola estate purtroppo ancora per le crociere, tutto bloccato. Per Catania avrebbe dovuto essere questo 2020 l'anno del definitivo rilancio, tutto rimane fermo almeno fino a metà agosto, vediamo. Questa è la banchina del porto di Catania, solitamente riservata alle navi da crociera. Avrebbe dovuto essere già da mesi, 3 o 4 volte la settimana, occupata dai grandi palazzi del lusso galleggiante, e invece rimane tristemente vuota, così come rimangono vuote le tasche dei tanti che, grazie alle navi, avevano creato negli ultimissimi anni un vero e proprio sistema turistico di supporto alle toccate delle grandi compagnie croceristiche a Catania, come Costa Crociere ed MSC, che hanno sì confermato la ripartenza, ma dopo il Ferragosto, fermo restando le direttive che dovranno essere emanate dal governo e che ancora tardano ad arrivare, ingenerando confusione ed anche attesa spasmodica sui sistemi di distanziamento, sulla capienza delle navi, su cosa sarà possibile e non sarà possibile fare all'interno delle stesse imbarcazioni, sulle modalità di tour in terraferma. Al momento tutto bloccato. Dopo anni in cui le presenze croceristiche su Catania furono praticamente del tutto irrisorie, dal 2018 il Porto Etneo ha nuovamente cominciato ad attrarre sempre più crociere, tanto che il 2020, più che essere l'anno della conferma, avrebbe dovuto essere, secondo le previsioni, un anno di svolta verso un nuovo sistema di approdo con Catania hub del turismo croceristico. Si rimanda tutto al prossimo anno, sebbene Catania sia già pronta ad ospitare le navi, qualora queste davvero da metà agosto in poi tornino nuovamente a salpare. Quando sono arrivato io nel 2017 eravamo a 66-67 mila passeggeri, l'anno scorso siamo arrivati a 270 mila passeggeri, quest'anno erano previsti più di 300 mila e l'anno ventura ancora di più. Siamo pronti, per cui appena le condizioni lo consentiranno non c'è problema, già si parla di qualche approdo ad agosto. E aspettiamo quello che ci dice il governo nazionale e regionale. È evidente che non credo che potranno esserci limiti per i locali e per qualsiasi tipo di attività e non per le crociere, per cui non mi illudo troppo, ci stiamo preparando già l'anno venturo. Ripeto, non credo che si possa decidere per una ripresa vera delle crociere, c'è di tutto su una crociera, per cui se un bar o un ristorante ha i suoi limiti, figuriamo, e noi stessi per strada abbiamo i nostri limiti, non credo che 3.000 persone a bordo possano avere facilità di stare insieme. E comunque Catania, la Sicilia orientale, rimangono fortemente attrattive anche per il mondo delle crociere. La Sicilia prima di tutto ha una ricchezza culturale e storica di primissimo piano, è unica nel panorama mondiale, nel Mediterraneo specialmente, per cui le condizioni ci sono, già da tempo stiamo studiando la possibilità di sistemare l'accoglienza e già pensare alla grande stazione marittima del futuro che possa coinvolgere i migliori architetti. C'è un porto sicuro, una città accogliente, un territorio che accoglie e, ripeto, con testimonianze storiche e culturali non comuni. AC Catania nel catanese ha ricordato oggi in serata il giudice Paolo Borsellino, domani ricorre il 28esimo anniversario della sua tragica morte, ammazzato dalla mafia assieme agli agenti della scorta. Paolo Borsellino è stato ricordato nell'aula consiliare con la relazione dell'avvocato Enzo Trantino, penalista, e del magistrato presidente di sezione della Corte d'Appello di Messina, dottor Nello Neri, moderati da Gaetano Rizzo, giornalista. Si è parlato della figura di Borsellino, del fatto che sia necessario non dimenticare, ma anche
promuovere messaggi di legalità costanti per combattere la piovra mafiosa. Adesso ad Acireale, o meglio a Santa Tecla, frazione a mare di Acireale, oggi l'amministrazione comunale ha incontrato i cittadini di quella frazione per capire le problematiche di quel borgo. Vediamo. Prosegue il giro dall'amministrazione comunale di Acireale nelle frazioni. Dopo Santa Maria La Scala, in Guardia Mangano, il sindaco Stefano Alì, accompagnato dagli assessori all'ecologia Daniele La Rosa e alla polizia locale Mario Di Prima, nel pomeriggio presso il locale della parrocchia ha incontrato i residenti di Santa Tecla che lamentano tutta una serie di inadempienze urgenti. Dal ripristino della pubblica illuminazione alla manutenzione di ringhiere sul lungomare, dei marciapiedi all'istituzione della zona a traffico limitato in tempi e modi da concordare, tra le difficoltà evidenziate dagli abitanti i collegamenti del trasporto pubblico da e per il centro, per il costo eccessivo dei biglietti e l'assenza di una circolare notturna nel periodo estivo. L'elenco delle richieste sottoposte al primo cittadino è lungo ed articolato e pone questioni reali come la pulizia della borgata e l'assenza di controlli da parte dei vigili urbani, specie nella bella stagione, quando con la carenza di parcheggi pubblici la frazione è invasa da autovetture che sostano anche in aree non consentite. A farsi carico delle istanze dei residenti il parroco Don Alfredo Danna, che ha messo a disposizione i locali della parrocchia per l'incontro che si è svolto a porte chiuse. Dall'incontro emerge che il desiderio di un'ordinaria amministrazione verso i tanti problemi di questo luogo, di questa frazione, diventano istanze oggi impellenti più che mai, visto che siamo dentro la stagione estiva, ma i problemi sono irrisolti, ormai è vero, anche da anni. Cerchiamo delle risposte che al solito chiediamo a questa amministrazione, che vuole, proprio perché ci incontra, ascoltare, vuole trovare soluzione, ma che di fatto non riesce a dare una risposta concreta a tante delle istanze che oggi vengono poste. Il sindaco Stefano Alì ha calendarizzato tutta una serie di appuntamenti con i residenti delle frazioni Cesi per accogliere le richieste e per dare risposte in tempi celeri, almeno per le questioni più urgenti. Questo qua è l'accusa che viene fatta ai politici, è di presentarsi solo al momento del voto e poi non avere più un rapporto con la gente, quindi io credo che sia importante. Poi è chiaro che su alcune richieste uno può dare delle risposte, su altre i tempi sono molto più lunghi perché non i problemi, è inutile continuare a riprendere i problemi di bilancio, di gestione amministrativa, però è importante essere presenti, conoscere la realtà della frazione, perché Acireale è grande, una città di 52.000 abitanti con problematiche diverse che affrontano vari settori, e quindi riuscire anche a dare il proprio il senso della presenza delle amministrazioni è importante. Rimaniamo ad Acireale, passano due mozioni all'unanimità in sede consiliare per il maggiore decoro e una migliore pulizia della città. È passata all'unanimità la mozione presentata in consiglio comunale dal consigliere Martino Florio, che impegna l'amministrazione a disporre direttive agli uffici preposti a sanzionare chi viene sorpreso a gettare cicche di sigarette in terra, riprendendo una direttiva comunale in vigore da tempo e mai applicata appieno contro i trasgressori, per i quali sono previste multe sino a 300 euro. L'abbandono di mozziconi di sigarette deturpa la città e inquina. Verifiche anche alla cartellonistica abusiva e datata, e a predisporre controlli e sanzioni verso chi affigge manifesti pubblicitari a fuori degli spazi consentiti. Stretta contro gli sporcaccioni per una città più pulita e a misura d'uomo, nelle motivazioni illustrate in aula dall'esponente politico dei 5 Stelle, che ha incassato anche il plauso delle opposizioni. Florio è un consigliere comunale da sempre impegnato nel sociale e nel far valere i diritti delle persone con disabilità. La città, vista da una sedia a rotelle cui è costretto a seguito di un incidente in moto, offre una visuale diversa dove tutto viene accentuato e gli ostacoli da superare, anche più banali, spesso diventano barriere insormontabili. Troppe persone che si dicono appassionati sostenitori delle bellezze architettoniche di Acireale lanciano i monconi delle sigarette dove capita, e questo per una comunità che si professa turistica rappresenta il primo segnale di inciviltà che va arginato anche con azioni punitive forti, afferma Florio. Il consigliere promotore della mozione decoro ha esposto in aula le tabelle ufficiali con i tempi di decomposizione in natura di alcuni materiali di uso comune, dal cerino, che ha un periodo di smaltimento pari a 6 mesi, ai 100 anni degli pneumatici, passando per i 450 anni di una busta di plastica, 1000 anni
anni addirittura per una cartuccia di inchiostro abbandonata, solo per fare qualche esempio. E per chi se lo chiedesse, la cicca di una sigaretta impiega dai 6 ai 12 mesi per dissolversi, ovviamente inquinando l'ambiente, alla pari di altri materiali di uso quotidiano rilasciati in strada da persone poco incline al rispetto della civile convivenza. Da qui la necessità di spronare la maggioranza a prendere seri provvedimenti contro i trasgressori. Non abbandonare le cicche in giro, non buttare le cicche, perché inquinano tantissimo e ci vogliono tantissimi anni prima che vengano, diciamo, deteriorati dal tempo. L'altro invece riguarda più che altro le affissioni un po' selvagge per tutta la città, che possono riguardare anche le affissioni mortuarie o comunque pubblicità di vario tipo che vengono appiccicate su pali della luce, cassette della posta o anche le cassette, diciamo, dell'Enel, quelle grandi. Comunque qualsiasi posto va bene, attaccano da qualunque parte, mentre invece dovrebbero essere manifesti messi nei posti dediti al manifesto. Quindi secondo me chi deturpa il paesaggio dovrebbe essere multato. La mia mozione comunque partiva col discorso ripuliamo la città e poi dopo, se qualcuno sporca, deve essere multato, sicuramente è una cosa importantissima. Tra l'altro invece riguardo alle cicche, questo ci fa entrare anche in un circuito, no? di una città pulita, cercare di sensibilizzare le persone, un discorso anche di civiltà, perché chi butta le cicche per terra o chi affissa manifesti in maniera indiscriminata secondo me è una persona incivile, quindi dobbiamo incentivare questo la polizia. Le persone, se tu dici buttate le cicche, nessuno dice che le butta, ma realmente ci sono in giro, quindi c'è chi lo fa e sono in danni, però vorrei capire chi sono e chi non sono. C'è una legge che prevede anche le multe, quindi se si buttano le cicche per terra, ho segnalato questa cosa anche all'assessore, ai vigili urbani, affinché si attivino, che se ci sono persone che buttano cicche per terra le devono multare, perché è giusto che sia così e vogliamo una città pulita. Se vogliamo che il cereale cambi e sia, diciamo, alla pari delle altre, perché penso che poi il cereale è una città più bella d'Italia, dobbiamo far sì che il decoro deve essere rispettato. Andiamo adesso a Codavolpe, a Catania, oggi nuovo sit-in contro l'ampliamento della discarica. Continuano le manifestazioni dei cittadini a Codavolpe Vaccarizzo per difendere quell'area dal possibile ampliamento della discarica di proprietà della Sicula Trasporti. Iniziativa odierna è stata promossa dal Comitato per la Vivibilità, Tutela e Salute di Codavolpe Vaccarizzo in collaborazione con il coordinamento no discarica Armici. Manifestazione che è stata sostenuta dalla CGIL di Catania. Il comitato chiede da tempo la chiusura dei due impianti e punta ad ottenere la bonifica dei terreni inquinati. Noi respiriamo ancora la notte, il giorno, queste molestie che effettivamente sono putrescenti, sono puzze acide, a volte di spazzatura piena, quindi, e sono continue. Tutti i giorni c'è un attimo in cui noi dobbiamo soffrire questa molestia. Non parliamo poi la notte non si dorme più, c'è uno stress, sia il cicalino dei mezzi che si movimentano, questo è il minor danno perché alla fine ci si abitua, ma è il problema dell'aria, invece no, si impregnano le case, entra questa puzza in casa e non esce più. Chiediamo la chiusura della discarica e dell'impianto annesso di biostabilizzazione. Il fatto che siano uscite queste responsabilità ci fa piacere, finalmente significa che tutto quello che avevamo denunciato era tutto sommato basato su cose vere. E finalmente ci hanno creduto, ma a noi non basta, noi dobbiamo provare a far chiudere questa discarica, questo impianto di biostabilizzazione, perché geograficamente e fisiologicamente è posizionato malissimo. Non è mancato un momento di forte commozione quando è stata ricordata la figura di due attivisti del comitato stroncati entrambi dal cancro nel giro di pochissimi mesi di distanza. Tra gli interventi quelli del segretario generale della CGIL di Catania Giacomo Rota, che ha espresso la solidarietà del sindacato agli abitanti della zona. E adesso parliamo del calcio Catania, in attesa della presentazione dell'offerta, ma anche poi della decisione del Tribunale sulla cessione della società sportiva. Oggi i soci della Sigi, la società interessata all'acquisto del Catania, hanno visitato il grande centro sportivo di Torre del Grifo. Lunedì l'assemblea dei soci della Sigi per discutere gli ultimi dettagli circa l'acquisto del calcio Catania. Martedì la società appositamente costituita presenterà l'offerta al Tribunale di Catania e poi, il 23 luglio, il giorno del giudizio. Nel frattempo, nel pomeriggio di oggi, la società ha svolto uno sopralluogo a Torre del Grifo, struttura che è stata giudicata fiore all'occhiello e che ovviamente fa parte della grande scommessa rosso-azzurra che il gruppo imprenditoriale ha messo in atto. La struttura è meravigliosa, ma tutti la conoscete, quindi non sta a me dirlo. È veramente un fiore all'occhiello e contiamo di farla ritornare quella che era.
ha potenzialità enormi, ma anche qui stiamo dicendo nulla. La manutenzione pensavamo peggio, ma apparentemente sembra resistere. Bisogna semplicemente rilanciare Torre del Grifo. È veramente quasi emozionante tornare qui. Molti soci di Sigi non la conoscevano e chiedevano di verificare di prima mano. Devo dire che quello che è venuto fuori senz'altro è un entusiasmo maggiore, no? Cioè vedere una struttura del genere, non siamo né a Bolzano né a Pordenone né tantomeno in Trentino Alto Adige, ma siamo a Catania in Sicilia, effettivamente dà entusiasmo notevole. Dopodiché, come sapete voi, siamo concentrati su giorno 23, lavoriamo, domani speriamo di riposarci un po' perché altrimenti rischiamo di rompere con le famiglie, non con altri, quindi domani fermo totale e lunedì verosimilmente a voi non interessa, ci sarà un'assemblea dei soci per discutere gli ultimi dettagli e martedì presenteremo l'offerta, inutile, non riusciremo a farlo lunedì, quindi diciamo martedì, che anzi in realtà mercoledì sarebbe l'ultimo giorno, ma verosimilmente martedì presenteremo l'offerta. E poi ci rivedremo il 23, spero, fuori dal tribunale per festeggiare tutti insieme. No, era importante farla conoscere anche ad altri imprenditori che non l'avevano mai vista e sono rimasti veramente colpiti, insomma noi lo sapevamo, era impensabile poter pensare che il Catania non si accostasse a Torre del Grifo e viceversa. La struttura è una struttura meravigliosa e ne abbiamo preso atto, ma soprattutto oggi era importante far conoscere agli altri soci che si sono assolutamente entusiasmati dell'importanza di questa struttura. Abbiamo parlato poc'anzi del Presidente della Regione Nello Musumeci, che in mattinata è intervenuto a Catania alle giornate dell'energia, tra l'altro ha affermato pure nel corso del suo discorso che i dipendenti regionali sono improduttivi, l'80% di loro si gratta la pancia dalla mattina alla sera, ma non ditelo ai sindacati, ha detto Musumeci, ora vogliono stare ancora a casa per fare il lavoro agile, ma se non lavorano in ufficio come pensate di essere controllati a casa? Queste le parole davvero pesanti di Musumeci. Noi saremo adesso sulle pendici dell'Etna per un doppio appuntamento che domani vedrà protagonista la frazione pedimontese di Presa. Si dice spesso andare verso la normalità anche attraverso gli appuntamenti di piazza e sull'Etna si terrà la prima festa enogastronomica di piazza per la provincia di Catania dopo l'emergenza Covid-19. Ecco l'appuntamento gastronomico che domani, domenica 19 luglio e domenica 26 luglio, animerà Presa, borgo collinare del comune di Piedimonte, che riparte grazie all'impegno dell'associazione culturale Il Borgo di Presa, costituita nemmeno un anno fa, che organizza la festa con il patrocinio del comune. Per l'appuntamento gastronomico, dalle ore 20 nella piazza di Presa sarà servito dai volontari il tipico pane cunzato dell'Etna, preparato dalle sapienti mani degli abitanti del borgo, accompagnato dal vino DOC del vulcano e dai dolci casarecci, musica dal vivo e nella seconda serata, domenica 26 luglio, dunque la sagra della bruschetta dal borgo. Ma non tutto inizia e finisce con l'appuntamento gastronomico, perché domani, per gli appassionati di trekking ed escursioni, nel pomeriggio sarà inaugurato il sentiero naturalistico Via Presa, antica trazzera che collega il territorio di Mascari al borgo di Presa, che, lo ricordiamo, è in territorio di Piedimonte. Il percorso è stato bonificato dagli stessi volontari dell'associazione Maret nel borgo di Presa, Mascari 1928, WWF Ionico Etneo, Via del Signore Puntalazzo, con la collaborazione dei due comuni, del circolo Legambiente Taormina Giardini Naxos, Alcantara e dal Club Alpino Italiano sezione Etna Catania. Via Presa, che poi non è altro che l'antica strada dell'acqua, è stata ufficialmente inserita nella mappa regionale dei sentieri del CAI con il numero 861. Alle 18.30 di domani il taglio del nastro. Di recuperare le vecchie trazzere, quindi storicamente di rimettere questi percorsi che sono interessantissimi perché collegano il mare con la montagna, quindi ci sembrava doveroso percorrere le vie che i nostri antenati percorrevano, perché si collegava il comune di Piedimonte a Mascari e tra l'altro c'era la via dell'acqua, la cosiddetta via dell'acqua, la via Presa, e quindi insieme ad alle associazioni che di Mascari abbiamo
abbiamo ideato questa giornata di recupero, diciamo. Spazio ovviamente anche all'appuntamento gastronomico. La piazza di Presa era famosa perché riusciva a coagulare molte persone anche delle zone vicine, e quindi speriamo di tornare ai fasti di un ventennio fa. Da 10 anni la sagra non si teneva, forse qualche anno in più, adesso si riparte, ma soprattutto viene anche inaugurato un percorso pedonale che va verso un monte famoso da queste parti perché è ricco di sorgenti. Sì, in realtà già si vede alle nostre spalle, noi abbiamo il famoso Monte Finocchio ricco d'acqua, era già nei primi anni del Novecento, ha dato lavoro a parecchie persone, infatti molti erano impegnati in questa attività. Solo per i saluti finali, non ci sono altri aggiornamenti dalla redazione, dunque termina la seconda edizione di Ora TG che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia Direct TV, che avete seguito sul nostro sito internet o sui canali social della nostra emittente televisiva. Il prossimo appuntamento con Ora TG è fissato per lunedì alle ore 14. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica a voi tutti. Ancora maltempo, nuvole e pioggia, temporali, lo vedete sulla Sicilia nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani, domenica 19 luglio. Il cielo sarà particolarmente cupo nella zona sud-orientale dell'isola. I venti saranno moderati, i mari leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature: si abbassano i valori massimi, in particolare sul capoluogo etneo, così come anche a Siracusa e Ragusa e Palermo, previsti 29 gradi centigradi. Catania avrà una minima di 23 gradi. La città più calda sarà Agrigento con 32 gradi centigradi.